Manzoni nel cuore è il titolo della nuova mostra aperta oggi a Palazzo delle Paure, che sarà visitabile fino al 13 aprile 2020. All'interno della mostra un'ottantina di opere, tra cui testimonianze figurative delle collezioni private Lecchesi. La mostra è promossa dall'Associazione Giuseppe Bovara Archivi, in collaborazione con il Comune di Lecco, il SIMUL, Sistema Museale Urbano Lecchese, e Casa Manzoni. La mostra è visitabile tutti i giorni, ad eccezione del lunedì. Tanti gli eventi collaterali al suo interno. Ad esempio, sabato 22 febbraio, dove alle ore 15 ci sarà una visita e il concerto sul pianoforte di Petrella, col pianista Andrea Cantù. Segnaliamo anche, domenica 8 marzo, la conferenza Viaggiatori stranieri a Lecco sulle orme dei promessi sposi. Trovate tutto il programma sulla pagina Facebook della mostra. Ma ora andiamo a vedere la mostra al suo interno. Amici di Lecco FM, siamo con Elena Lissoni, abbiamo il piacere di essere proprio con la curatrice di questa mostra. Siamo all'interno della mostra dedicata ad Alessandro Manzoni a Palazzo delle Paure. Quante opere sono state dedicate a questa mostra? Sono quasi 80 le opere scelte per questo evento, un evento importante perché attraverso 6 sale è possibile ripercorrere i principali temi manzoniani, a partire da quello della famiglia. E per la prima volta, come giustamente ha osservato il professor Angelo Stella, vediamo riunita la famiglia Manzoni, Don Pietro insieme a Giulia Beccaria, il piccolo Alessandro, ma anche Giovanni Verri, ovvero il padre naturale di Alessandro Manzoni. E quindi questo è già di per sé un inizio di mostra davvero significativo. A questo si aggiungono molte altre sale che parlano del paesaggio manzoniano, un paesaggio non solo lecchese, ma un paesaggio dell'Ottocento romantico, le illustrazioni con Mantegazza e soprattutto con Previati, opere tutte inedite. E poi i personaggi, siamo qui nella sala dedicata ai personaggi e che abbiamo un po' dedicato anche al popolo, la storia, le vicende degli umili che per Manzoni erano così importanti. E non da ultimo, è davvero importante, è anche la sala dedicata alla musica, dove si potrà ammirare il pianoforte sul quale Petrella ha composto I Promessi Sposi. Le chiedo se c'è un'opera che ha particolarmente a cuore, se si può dire. Sono tutte opere splendide e sono ancora più belle perché sono state donate, o meglio, sono state offerte a questo pubblico dai collezionisti privati. Collezionisti che hanno un grande amore per Manzoni e che l'hanno messo a disposizione di tutti. Una settimana fa abbiamo sentito Sgarbi parlare di collezionismo privato, e nel farlo ha parlato soprattutto di un aspetto importante, della generosità di coloro che conservano, tutelano questo patrimonio, ne permettono la conservazione e, come in questo caso, permettono a tutti di poterne godere. Perciò un ringraziamento va a tutti i collezionisti, e tutte le opere hanno un grande rilievo, pregio e valore. La scelta di quello che vedete alle mie spalle è un'opera attribuita recentemente a Gastaldi, nasce dal fatto che questo dipinto, che è già stato esposto una volta a Villa Monastero in un'occasione molto significativa, ritorna qui con una nuova attribuzione critica grazie ad Anna Ranzi, e ci tengo a ricordare anche la ricerca scientifica che queste mostre legate a opere poco conosciute permette di portare avanti e permette di fare nuove attribuzioni e nuove ricerche. Quindi in conclusione una nuova mostra per Lecco che va a ingrandire ancora di più il patrimonio artistico e culturale che abbiamo sul nostro territorio. Sì. Direi di sì, e soprattutto una mostra che ha uno sguardo diverso, una mostra che raccoglie documenti, opere d'arte, ma anche minuterie, quelle che abbiamo chiamato manzonerie, ovvero segni piccoli, sebbene concreti, di questo affetto che le persone, che anche le persone comuni hanno per Manzoni, fino ad arrivare a quello che noi oggi chiamiamo un po' volgarmente il merchandising, ovvero tutta una serie di prodotti che vengono quasi sponsorizzati da Renzo e Lucia. Ci sono tante chiavi di lettura e credo che questa sia una delle più interessanti della mostra, la possibilità di variare, di spaziare attraverso modi diversi di raccontare Manzoni e con lui di raccontare anche questa città e i suoi cittadini. Grazie e complimenti. Grazie a voi e vi aspetto.
Amici di Lecco FM, buonasera, siamo con il dottor Pietro Tettamanti che è tra gli organizzatori di questa nuova mostra, questo nuovo allestimento a tema Manzoni dal titolo Manzoni nel cuore, che ha sede qui a Palazzo Paure. Anzitutto le chiedo come nasce l'idea di proporre una mostra su Manzoni proprio qui nel cuore di Lecco. La mostra nasce per ricordare i 40 anni di attività della rivista Archivi di Lecco, che si pubblica a cura dell'Associazione Bovara, e organizzare una mostra su Manzoni ci è sembrato il modo migliore per ricordare questa ricorrenza. Quanto tempo ci avete impiegato per poterla allestire e se c'è qualche chicca magari che ci può anticipare? Ma abbiamo impiegato parecchio tempo, siamo partiti più di un anno fa, episodi ce ne sono stati tanti, abbiamo dovuto fronteggiare tanti problemi anche al di là delle nostre aspettative, problemi di trasporti, problemi assicurativi, problemi qualche volta anche di così un po' rivalità, bizze tra i collezionisti, però alla fine è andato tutto bene. Previsioni di affluenza? Ma questo non lo sappiamo, speriamo che venga tanta gente, senz'altro la mostra è una mostra che può interessare sia gli specialisti ma anche il grande pubblico, perché ci sono opere molto belle, opere che normalmente non si possono vedere nei musei ma che sono custodite gelosamente in case private, opere anche di effetto, quindi è una mostra per tutti, non è una mostra solo per specialisti ma anche per il grande pubblico. Un'opera che lei ha particolarmente a cuore tra le tante in esposizione? Ma ricordo anch'io, allora, la lettera inedita, abbiamo qui una lettera inedita di Alessandro Manzoni che è stata solo recentemente ritrovata, poi c'è un bellissimo ritratto di Manzoni, anche questo scoperto da poco e attribuito a Molteni, il grande ritrattista dell'Ottocento Lombardo, abbiamo i due ritratti molto famosi di Pietro Manzoni e di Giulia Beccaria che sono riprodotti in molti libri ma che non sono mai usciti dalla casa privata dove finora sono sempre stati conservati. Grazie, allora invitiamo tutti i lecchesi a partecipare a questa nuova mostra che arricchisce ancora di più il patrimonio artistico e culturale della nostra città. Grazie a tutti e vi aspettiamo alla mostra. Francesco D'Alessio, tra i curatori di questa nuova mostra che avviene a Palazzo delle Paure, una nuova mostra su Manzoni, le chiedo quali sono le opere più importanti in esposizione e perché un lecchese dovrebbe venire a visitare questa nuova mostra. Un lecchese deve venire perché le cose belle vanno viste. Abbiamo tante opere importanti, non per forza preziose, ma più che altro significative. Ricordiamo soltanto i ritratti della famiglia Manzoni, fra cui i genitori di Alessandro, Pietro e Giulia Beccaria, il presunto padre, che può essere o meno, questo non ci interessa, comunque Giovanni Verri, perché importa, ricordiamo, importante dove Manzoni è cresciuto, perché Manzoni è cresciuto in casa Manzoni. C'è esposta anche una zia, la zia Rosa Gemelli di Orta, una donna straordinaria e molto simpatica, tra l'altro lo sguardo, in un certo senso, molto simile a quello del nipote, questo ci fa un po' pensare. L'altro pezzo che senz'altro va citato è un pianoforte, è un Tomaszek del 1800, è il pianoforte sul quale il compositore Enrico Petrella compose nel 1869 l'opera Promessi Sposi grazie a un mecenate di nome Graziano Tubi. Come nasce l'idea di portare questa mostra qui a Lecco e quali sono i principali enti promotori? Ora, la mostra nasce per ricordare i 40 anni di attività della rivista Archivi di Lecco e ci siamo detti bisogna fare un qualcosa, magari anche semplice, non per forza una cosa che fosse così complicata, no? Per ricordare comunque il rapporto fra la città, Lecco, attraverso varie declinazioni, quindi la famiglia scuola, la famiglia Manzoni, appunto, scusate, la parte musicale, la parte grafica, eccetera, eccetera, eccetera. Gli enti promotori, che si è fatto il lavoro che sono sostenuto, è l'Associazione Giuseppe Bovara di Lecco, però chiaramente con la collaborazione importante del Comune di Lecco, del simbolo di casa Manzoni, e poi altri enti che collaborano con iniziative come il Fa di Lecco, Res Musica e tanti altri che troverete poi sul programma. Allora io la ringrazio e buona mostra a tutti. Grazie a voi, buona visita. Corrida, sei bravissimo, forza!